essere pronti, stiamo per scoprire cosa c'è dentro questi super incredibili Skibidi Squiggy Kawaii. Io sono lui e insieme siamo il Tintro della famiglia più bella e grande di YouTube. E questo è il nostro video, se volete prendere mecontrate.it/shop. Yes! Anche oggi è una nuova giornata, una nuova avventura insieme per condividere la nostra vita, folle vita. Lui, signore e signori, è Pala di Cacarei. Dove stai andando, gattino? Oggi inizia davvero una giornata nuova super pazza. E sapete perché? Andremo ad aprire il pacco della settimana. Ricordate ieri al laboratorio? Vi abbiamo fatto vedere che abbiamo ricevuto un pacco, anche abbastanza grande, che dobbiamo aprire insieme per provare e vedere cosa c'è dentro. Bene, e oggi lo faremo, ma prima facciamo un piccolo passo indietro. Per chi si fosse perso l'avventura di ieri, vi abbiamo mostrato finalmente il nostro laboratorio finito. Abbiamo completato il laboratorio delle trote, il laboratorio pazzo dei me contro te, ed è bellissimo. Vai alla clip. E con voi il nostro laboratorio pazzo. Torneremo per fare la nostra prima recensione, per andare a provare il primo prodotto. Non meno laboratorio. Ma comunque, tornando a noi, stavamo dicendo che manca qualcuno, ovvero la nostra cara e dolce Sofì. Quindi direi di teletrasportarci da lei. Vediamo se su ancora come si fa. 3, 2, 1. Attenzione, ancora il teletrasporto. E lei è Sofì. E benvenuti in un nuovo daily vlog. Bene, lei è Carciofina Sofì, la mia assistente, che oggi ci servirà per andare al laboratorio, ovvero colei che mi passa gli utensili. Io gli non attrezzi. Sono l'assistente. Non sono un assistente, lui sei tu l'assistente. Io sono spagnolo, Pablo Escobar. Io sono in spagnolo. Lui. Sei. Tu mi vuoi rubare l'identità. Carciofina mia, ho già annunciato al team Trote che oggi andremo ad aprire il pacco della settimana. Cosa ci sarà dentro? Ma dove va? Mi fanno girare tantissimo. Stop! Ferma! Calma! Oggi andremo ad aprire il pacco della settimana. Lo sapevo. Quindi basta chiacchiere in perderci e andiamo a perderci in chiacchiere e andare e inizio a parlare. E andiamo al laboratorio. Andiamo. Eccoci qui nel nostro mitico laboratorio. Io lo adoro. Ma adesso non ci perdiamo in chiacchiere, come diceva lui, e andiamo a prendere la nostra scatola misteriosa. Ecco qui la scatola. Lui, non rompere tutto. Cavan, vieni qui, cacciofì. Andiamola ad aprire. Avrò bisogno di un utensile. E non sai trovare niente? Ta-da! Forbici. Questo andrà meglio. Aiuto lui, ma quello è un coltellino. Tagliamo qui. Siete pronti a scoprire cosa c'è questa settimana nella scatola? Un'altra scatola. No, sto scherzando. Tutti questi colori, viene proprio voglia di aprirla. Quindi guardate che sono belli! Questi sono dei nuovissimi squishy a rilascio lentissimo. Infatti tu li puoi strizzare fino all'infinito e poi ritorneranno belli gonfi e normali come prima. Andiamo subito a provare partendo da dentino rosa. Sono davvero tantissimi, tutti diversi e collezionabili. Oh cavolo! Sofì, non puoi capire quanto è morbido. È super morbido, è pazzesco. Viene voglia di strizzarli. E dopo che li strizzate diventano piccolini, li lasciate riposare e riprenderanno la loro forma. Guardate. Io li adoro. Sono super squisciosi. Vabbè, ovviamente andiamo ad aprire tutti. Apriamo l'ultimo. Oh, anche questo è super morbidissimo. Poi li adoro perché hanno questi effetti dolcissimi, super kawaii. Guardate che visino. Ed ecco qui tutta la nostra collezione. Sono tantissimi e super belli. Lui, non ti rimprovera.
rimprovero, perché tanto so che poi ritorneranno ad essere grandi come prima e super squisciosi, proprio come prima. Una cosa che abbiamo notato di questi squishy è che il loro prezzo è nettamente inferiore rispetto agli altri che trovate sul mercato sempre collezionabili. Questo è super importante perché voi ne potete prendere di più. Come per lo slime, poi andiamo tutti gli slime, per gli squishy li dobbiamo tagliare per vedere cosa c'è dentro, perché la cosa mi incuriosisce molto, perché questi sono davvero troppo morbidi. Quindi come sono fatti, cosa c'è dentro, scopriamolo subito. No, dentro non c'è niente, già lo so, non penso ci sia qualcosa dentro, quindi non c'è bisogno di rovinarli, di tagliarli. Lasciameli tutti così per come sono. Devo sistemarli perché sono bellissimi, devo collezionarli. Non puoi tagliarli. Venga, siamo scienziati pazzi, dobbiamo fare gli esperimenti pazzi. Pronti, siete pronti, stiamo per scoprire cosa c'è dentro questi super incredibili Skibidon Squishy Kawaii. Yeah! È difficile da tagliare perché ovviamente è super morbido e resistente. Oh! Ma dentro è come una spugna ed è super morbida. Eccolo, e come volevo dimostrare, non c'è proprio niente, hai soltanto rovinato un tenerissimo Squishy. Che stai facendo? So che stai facendo? Che stai combinando? Ma dov'è? Ma che fa? Sto facendo un bel cuscino per il mio letto. Ma questo, come te lo devo dire, non è il tuo letto. Tim Trote, vi prego, spiegateglielo voi che questo non è un letto a castello, è il tavolo del laboratorio. Il cuscino più morbido di sempre. Vabbè, basta, sto scherzando, mi sveglio. Piuttosto dobbiamo trovare un vero posto a questi squishy. Io li metterei qua. Sicuramente abbelliranno tutto il nostro scaffale. E voilà! Abbiamo trovato un bellissimo posto. E adesso che fa? Già che ci siamo e le tagliate, sto costruendo un cuscino per le Barbie. È pazza! Aiutatemi voi! Ma comunque, dentro di se volete prendere anche voi il Super Skiffy Doll Kawaii Squishy, li trovate in edicola. Cliccate il video che vi sta per comparire, che sarebbe l'avventura di ieri. Noi ci vediamo domani con un'altra avventura. Ciao! Facciamo il saluto? Ninni ninni. Ok.